Intanto i sindaci lombardi hanno incontrato questa mattina a Milano il neo presidente dell'ANCI nazionale, Piero Fassino. Al centro dell'incontro la questione finanziaria dei comuni a rischio di dissesto se ci saranno ulteriori tagli da parte dello Stato centrale. Se il governo non farà marcia indietro sui 700 milioni di euro dei mancati introiti dell'IMU, noi non presenteremo i nostri bilanci. Così ha dichiarato il presidente dell'ANCI Lombardia, Attilio Fontana. Allora andiamo a sentirlo direttamente in questa intervista della nostra inviata Ilaria Tettamanti. Presidente Fontana, ancora una volta i sindaci tornano a Milano per manifestare il loro disagio. Si parla di rischio di comuni al collasso in vista anche della presentazione dei bilanci del 30 settembre. Ma noi come ANCI, ma io personalmente, sono tesi che sostengo da mesi. È vero è che abbiamo lanciato il nostro allarme anche al presidente Maroni, che ha raccolto l'allarme medesimo. Purtroppo qualcuno ha un po' sottovalutato il problema, adesso siamo arrivati veramente ad un punto di non ritorno, nel senso che fra non molto temo che i nostri comuni saranno costretti a chiudere. Il problema vero è che questo governo, che come i governi che l'hanno preceduto sta dimostrando un'incapacità superiore a quello che si potesse immaginare, ha sbagliato i conti, si trova con delle risorse in meno e ritiene opportuno, come sempre in questi casi, prendersela con i comuni, senza rendersi conto che ammazzando i comuni ammazza quel poco di coesione sociale che resta nel nostro paese. Cavolo, ci sono alcune imposte tipo la TARES e anche l'IMU. Voi temete che il gettito non vada ai comuni o comunque quello che dovrebbe andare ai comuni non ritorni? La TARES è una di quelle tasse che per i comuni è asettica, nel senso che noi incassiamo esclusivamente il costo che spendiamo a chi raccoglie materialmente i rifiuti. È il governo l'unico che si appropria di una parte di questa tassa e ne fa un mezzo per ampliare le proprie imposizioni, per ampliare le somme che incassa. E come sempre, quando mancano delle risorse, si cerca di fare cassa nei comuni. Quindi è fuori di dubbio che la situazione, se non cambierà qualcosa, da settembre diventerà definitivamente insostenibile. Le iniziative che voi pensate di prendere come associazione ANCI Lombarda, ma anche nazionale in generale, qual è? Ma è quella di riprendere le proposte che avevamo fatto a suo tempo, così non si può andare avanti. Noi abbiamo forse commesso l'errore di lasciare che le cose rimanessero calme per questi mesi, per via delle elezioni, per via del passaggio di maggioranza, nuovo governo, e questo fatto ci ha definitivamente messo in una situazione insostenibile. Credo che dovremmo riprendere in mano la situazione e soprattutto, ecco, l'unica notizia positiva è che il presidente Fassino è sulla nostra stessa lunghezza d'onda, si è anche lui reso conto che quello che abbiamo detto e abbiamo fatto in questi anni è assolutamente fondato. Oggi rilancerete la richiesta di sforare al vincolo del patto di stabilità? Ma guardi, oggi lanceremo tante richieste, non è soltanto il patto di stabilità che è la madre di tutti i problemi, ma sono anche i tagli e anche la previsione che è stata fatta in queste ultime ore che una quota della IMU non incassata dallo Stato verrà posta a carico dei comuni. Sono tutte cose che ci mettono in una situazione di non possibilità di gestire i nostri comuni, quindi non possiamo assolutamente andare avanti in questo modo. Un governo di larghe intese che sembra non avere larghe intese con il Paese, però. Ma guardi, è il governo che si sta purtroppo comportando nella stessa identica maniera in cui si è comportato il governo Monti, cioè mancanza di relazioni con il Paese, mancanza di sensibilità nei confronti degli enti locali che vengono considerati soltanto come il luogo dove fare cassa. Quando non si è in grado di trovare soluzioni ci si rivolge tagliando i comuni. Credo che sia una mancanza di sensibilità istituzionale e politica imbarazzante.